Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sono appena tornata da una giornata piena di shopping. Ho comprato praticamente di tutto e con questi saldi, perché alcuni negozi avevano dei saldi pazzeschi, altri invece veramente erano orribili. Penso di non aver mai visto dei saldi così tremendi. Parto subito dal primo negozio in cui sono andata, che è praticamente Telly Whale o Telly Whale, non lo so come si pronuncia, dove ho preso giusto due cosine. Ho preso un pantaloncino, adesso ve lo faccio vedere, in saldo l'ho pagato 13 euro, c'era solamente il 30% di sconto, è di questo colore qui che mi piace tantissimo e l'ho voluto prendere perché comunque sono senza pantaloncini e davvero anche in questo momento fa caldo. Io ho fatto un po' una spesa di pantaloncini vari. Ho preso questo da Telly Whale che è fatto in questo modo, è a vita alta, molto carino devo dire, addosso. Ho preso tre accessori sempre dallo stesso negozio che erano in saldo e inoltre se ne acquistavi tre il terzo te lo regalavano, quindi ne ho approfittato e se riesco a farvi vedere ho preso queste cosine qui, questi orecchini, vabbè magari poi ve li faccio vedere da vicino che è meglio, che ho pagato 99 centesimi. Poi ho preso questa collanina troppo caruccia, lunga, sempre in oro, fatta in questo modo. Ecco qua. E questa ho pagata 3,99 euro. E poi quest'altra collanina con tutti questi cosini qui, anche questa molto carina, sempre in oro, 2,99 euro. Zara, dove ho preso proprio due cose al volo, perché c'erano tante cose che mi piacevano, però voglio sfruttare un pochettino i saldi, quelli tipo al 60%. E non ho preso cose in saldo in realtà da Zara, ho preso giusto due top che mi servivano, e sono questi basic. Questo così, fatto in questo modo molto carino da mettere sopra i jeans, lo trovo davvero davvero carino, l'ho pagato 5,99 e poi uguale, semplice, ho preso questa qui bianca, anche questa 5,95, scusate. Andiamo avanti, qui c'è un bustone di H&M che voglio tenere per ultimo. Ho preso un accessorio da Stradivarius che ho anche cambiato, perché da Stradivarius purtroppo, non so se anche da voi è così, ma da noi i saldi non mi piacciono per niente da Stradivarius, hanno messo cose invernali e tutte le cose estive non sono in saldo, non so perché. Ho preso questo semplicissimo zainetto che ho pagato 12,99 in saldo, molto carino, molto comodo, alla cerniera, mi serve proprio per tutti i giorni, volevo una cosa così da utilizzare che fosse comodo. Allora veniamo allo shopping vero e proprio, che in realtà è stato da H&M, dove ho preso, prima di tutto ve la faccio vedere perché ce l'ho fuori, questa borsa in paglia, troppo carina, che ho pagato 13 euro e siccome devo andare in Calabria a settembre, non quest'estate, a settembre, e ho deciso di prenderla perché a parte che è troppo carina, poi con tutte le cose bianche, tutti gli abitini bianchi, non so, ce lo vedo tantissimo, e poi anche perché comunque me la voglio portare in vacanza, quindi ho preso questa e poi anche bella, bella capiente da H&M. Il primo capo che viene fuori è questo qui che ho preso sempre in saldo, l'ho pagato 17 euro, è un pantaloncino, mi piaceva tanto la fantasia, veramente ce n'era un altro che mi piaceva che era sul blu ma purtroppo non c'era la taglia, comunque questo è molto molto carino. Mi piace, mi piacciono questi colori marroni, blu, non so, quest'anno va così. Poi ho preso questa maglia qui, con le spalle scoperte, anche questa in saldo, adesso vi dico il prezzo, l'ho pagata 7 euro, è lunga però, quindi da mettere dentro le gonne o dentro i jeans e ha le spalle scoperte. La trovo molto carina così anche per tutti i giorni. Poi ho preso fa caldo, ho preso questo che adesso vi faccio vedere, mai al contrario, è un vestitino, anche questo preso in saldo, solo che non c'è l'etichetta del saldo,
stava 14,99 molto probabilmente l'ho preso a 6 euro, una cosa del genere. Molto carino, fresco, fatto in questo modo, ha il fiocchetto davanti. Molto leggero, fresco, mi piace tantissimo. Volevo proprio una cosa così da mettere tutti i giorni, che fosse fresca. Perché fa caldissimo. Ho preso due maglie basiche, vabbè, ve le faccio vedere lo stesso, che ho pagato meno dei saldi, cioè c'erano le magliette tutte bianche, tipo a 6 euro, e poi andai nel reparto non in saldo e c'erano queste a 4,99 euro basiche. L'ho presa bianca e l'ho presa anche di questo grigio qui, perché in realtà mi servono più che altro per lavorare. Io sto lavoricchiando da Stradivarius con contratto a chiamata, quindi ogni tanto lavoro, ogni tanto no, purtroppo è così. Questo è quello che sono riuscita a trovare momentaneamente, però tutto sommato mi piace tanto. Poi ho trovato questa occasione, sempre da H&M, anche se poi da Zara, nel reparto bimbo, una giacca di jeans davvero adorabile, troppo bella, l'ho vista a 15 euro, a me entrano le cose di Zara Kids, quindi vabbè, pazienza. Ho preso questa giacca di jeans rosa da H&M che ho pagato sempre 15 euro, però è una di quelle larghe, ecco, non è di quelle super aderenti o comunque classiche. Sono quelle giacche un po' larghe. Sinceramente un capo che forse, adesso ci devo pensare, vorrei restituire. Non sono molto convinta. Vedrò un attimino. Ah no, l'ho pagata 17 euro, quindi mi sono fatta fregare, vedi, lo devo prendere da Zara. Quasi finito, ho preso questo pigiama adorabile, questo qui, con su scritto Pepsi, che in realtà io l'ho preso, ha il pantaloncino sotto, un pantaloncino classico, ma in realtà a me piaceva la canotta proprio da mettere tutti i giorni, quindi io penso che la utilizzerò non come pigiama, ma proprio come canotta. L'ho pagato 10 euro. Andando avanti, ho preso due reggiseni. Questo qui, fatto in questo modo, classico, mi piaceva tanto. E poi ho preso questo qui, nero, anche questo mi piaceva moltissimo. Li ho pagati uno 6 e l'altro mi sa anche 6 euro. Sì, 6 euro. Tutte e due 6 euro. Praticamente costavano di meno di Te Zenis. Poi ho preso accessori, ho preso altre due collanine, una color argento che è fatta in questo modo, non so se si riuscirà a vedere, comunque sono due collanine con due cerchi, adesso sono anche un po' si sono fatti nudi, e un'altra invece color oro. Fatto in questo modo, ma poi ve li faccio vedere bene da vicino, che ho pagato una 2 euro e l'altra 3 euro, e poi ho preso assolutamente, non potevano mancare questi qui che utilizzo per legare i capelli, cioè davvero mi aiutano, soprattutto se avete i capelli corti come i miei, per fare magari un'acconciatura un po' più alta. Questi sono gli unici che reggono i capelli. E poi ho preso, ultima cosa, un pigiama da Te Zenis, che è un pigiamino blu molto carino, con sopra appunto la maglietta a maniche corte e sotto il pantaloncino. Freschissimo, l'ho pagato 8 euro. E niente ragazze, questo era il mio primo round di shopping. Dico primo round perché molto probabilmente qualcos'altro comprerò più in là. Voi avete fatto shopping? Avete comprato tante cose o vi siete mantenute? Vi sono piaciuti questi saldi estivi o aspettate magari uno sconto maggiore? Fatemelo sapere giù nei commenti. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima. Ciao!